RDE presa diretta. Ben ritrovati dalla redazione. E guerra di disinformazioni fra il Cremlino e la Casa Bianca, un nuovo tipo di guerra nella quale la Russia di Putin è sempre stata maestra, ma che oggi vede un nuovo sfidante agli Stati Uniti. E questa è la ricostruzione fatta da New York Times della crisi internazionale di questi giorni. Proprio ieri i servizi segreti statunitensi avevano declassificato, rendendole pubbliche, le conversazioni intercettate fra i generali dell'Armata Rossa. Secondo la CIA, l'intenzione di Mosca è quella di invadere l'Ucraina, nonostante le pressioni della comunità internazionale avrebbero un piano ben preciso. Il piano è tutt'altro che nuovo nella storia della nascita dei conflitti. I generali russi, una volta creato il pretesto, ad esempio un attacco dell'esercito ucraino su qualche linea del fronte caldissimo del Donbass, partirebbero con una controffensiva, e si fa anche la data dell'attacco, mercoledì o giovedì. Intanto sul Baltico e sulla Bielorussia sono stati avvistati caccia russi con i missili ipersonici a lunga portata. Si tratta di caccia MiG-31 Foxhound con missile balistico Kinzhal in grado di raggiungere bersagli a quasi 2000 km, che secondo Putin, che la chiama superarma, può superare di 10 volte la velocità del suono, rendendolo praticamente impossibile da abbattere. Nello stesso quadro si inserisce la comparsa in Bielorussia del Tupolev Tu-22M3 Backfire, normalmente dotati di armi atomiche, e che questa volta risultavano equipaggiati con missili KH-32 che possono colpire a 1000 km di distanza e contenere anche armi atomiche, ma in questo caso non è possibile sapere se si trattasse di testate nucleari. Insomma, nulla di buono sotto il cielo di una crisi che si fa sempre più minacciosa. Nel gioco del caos la Libia ha fatto un passo indietro alla casella precedente, ora di nuovo due premier. Il Parlamento insediato a Tobruk ha infatti incaricato all'unanimità l'ex ministro dell'interno Fatih Bashagha di formare un nuovo governo che prenda il posto di quello imbullonato a Tripoli sotto la guida di Abdelhamid Dibeibah e sempre appoggiato dall'ONU. Dibeibah, pur sfiduciato dall'Assemblea, oggetto di un attentato avvertimento nelle ultime ore, ha già annunciato che non intende dimettersi e vuole cedere il potere solo a chi verrà scelto attraverso elezioni. Un giornalista è stato assassinato a colpi di arma da fuoco in Messico ed è il quinto reporter ucciso in simili circostanze nel paese dall'inizio di quest'anno, stando ad un conteggio della AFP sui dati di Reporters Sans Frontières. Heiber López Vázquez, responsabile del sito di informazione Noticias Web nello stato meridionale di Oaxaca, è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco mentre era nella sua auto, hanno riferito fonti giudiziarie al canale TV Milenio. Due sospettati sono stati arrestati mentre tentavano di fuggire e sono state trovate anche le loro armi. Hanno aperto alle 9 di questa mattina i seggi di Castiglia e León, regione della Spagna dove poco più di 2 milioni di cittadini sono chiamati alle urne per il rinnovo del Parlamento locale, una tornata seguita con attenzione dai principali media iberici che non escludono ripercussioni politiche anche su scala nazionale a seconda di possibili risultati. Gli svizzeri votano oggi per decidere se vietare la pubblicità dei prodotti del tabacco in un altro referendum, tutti i test sugli animali. Le urne si aprono con la maggior parte delle persone che ha già votato per posta. Secondo gli ultimi sondaggi è molto probabile che passi il divieto di pubblicizzare sigarette e altri prodotti. Ed è tutto per quanto riguarda il nostro appuntamento con l'informazione, che torna più tardi. Grazie per averci seguito. Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva. Olimpiadi di Pechino in primo piano, non mancano le sorprese nello slalom gigante, ma a trionfare è comunque Odermatt. Lo svizzero infatti vince con il tempo complessivo di 2:09:35 e si aggiudica l'oro davanti all'outsider di giornata, lo sloveno Kranjec. Terzo il francese Fevre. Delusione azzurra, Luca De Aliprandini si è piazzato sesto dopo la prima manche, ma cade nel corso della seconda, mentre vanno subito fuori dai giochi Vinazzer e Sala. Quarta sconfitta su quattro uscite per l'Italia nel torneo di curling maschile. Gli azzurri cedono anche alla Russia per 10-7 e sono praticamente fuori. Prossimo impegno alle 20:05, ossia alle 13:05 italiane, contro la Svizzera.
Ora il calcio: il Venezia batte 2-1 il Torino nel terzo anticipo della 25esima giornata di Serie A, salendo momentaneamente a +1 sulla zona retrocessione. Per il Granata, secondo KO di fila, finisce con un pareggio che sta benissimo all'Inter. Il match al Maradona contro il Napoli: i nerazzurri non si fanno sorpassare in classifica e possono così proseguire la loro corsa verso lo scudetto. C'è un mix di soddisfazione e anche un pizzico di rammarico nell'analisi post partita di Spalletti dopo il pareggio con l'Inter. Un buon punto, ma non abbiamo tirato fuori tutto quello che era possibile. Sentiamolo. Probabilmente nelle conclusioni abbiamo fatto qualcosa di più, ci è capitato un paio di palloni dove si poteva aver rifatto gol. Loro bravi a sfruttare una situazione che fa parte delle loro caratteristiche e delle loro qualità. E nell'anticipo delle 15 di ieri la Lazio travolge 3-0 il Bologna e riscatta la pesante eliminazione in Coppa Italia. Oggi in campo alle 12.30 Milan-Sampdoria. Nell'11 titolare Pioli deve fare a meno dello squalificato Theo Hernandez e pensa a Florenzi nella linea difensiva composta da Calabria, Tomori e Romagnoli. Alle spalle di Giroud, Messias e Diaz vanno verso una maglia da titolare. Nessun dubbio sull'utilizzo di Leao dal primo minuto. Sfida da ex per Giampaolo, che non può ancora contare su Skidelsen e Yoshida. Ekdal è recuperabile per la panchina, mentre Damsgaard prosegue gli allenamenti individuali e non sarà della partita, così come Giovinco. Al fianco di Caputo dovrebbe esserci Quagliarella. Non si può escludere però l'impiego di Conti da terzino dal primo minuto. In porta potrebbe rientrare Audero. Alle 15 si continua con Empoli-Cagliari, Genoa-Salernitana, Verona-Udinese. Alle 18 Sassuolo-Roma e alle 20.45 fari puntati su Atalanta-Juventus. E per ora è tutto, un saluto dalla redazione sportiva. Bentrovati in aggiornamento con le previsioni di Travimeteo. Situazione per la giornata di domenica: scala europea con un possente campo di alta pressione, questa volta non più ad ovest del vecchio continente ma ad est, tra l'Ucraina e tutti i paesi orientali del vecchio continente. Ad ovest invece tornano le perturbazioni atlantiche, quindi campo anticiclonico che si muove verso est e lascia spazio a questa perturbazione che ci raggiungerà tra lunedì e martedì. Intanto una domenica bella al nord, mentre un po' di variabilità al centro-sud con localizzati piovaschi tra Puglia, Appennino meridionale, e poi in serata piovaschi che si formeranno anche tra Bassa Toscana e Lazio. Andiamo al dettaglio previsionale: dicevamo un po' di variabilità al centro-sud, soprattutto su Puglia, Appennino meridionale, con qualche localizzata goccia di pioggia, e poi in serata formazione di brevi piovaschi anche su Toscana meridionale e parte di Lazio. Al nord invece bel tempo, cieli sereni o poco nuvolosi, una giornata di attesa prima dell'arrivo della perturbazione di San Valentino. Dettagli maggiori come sempre scaricando l'app gratuita di Travimeteo. Spot break. Consegna a domicilio del caffè. La Torrefazione Caffè San Giusto vi ricorda che attiva nel comune di Trieste la consegna a domicilio di tutti i prodotti, come il caffè macinato fresco per la moca, miscele e specialty coffee in grani, cialde e capsule compatibili di diversi formati senza nessuna spesa per la consegna. Ordina tramite chiamata o WhatsApp 340 379 7662. Il caffè della tua città, dalla Torrefazione San Giusto, direttamente a casa tua, senza spese ulteriori. 340 379 7662. Info su www.sangiustocaffè.com.